Ciao a tutti, bentornati a un nuovo video, ben ritrovati. E video profumoso riguardo questo bellissimo profumo che è tenuto in questa confezione da capolavoro e del brand francese, un brand di nicchia o della Belle Époque, come dico io, insomma, un brand conosciuto, una maison molto conosciuta, storica, Maître Parfumeur et Gantier. Allora, qui questo è il cofanetto e questo è la bellezza del profumo e della boccia. Allora, questo profumo qua ha una storia. Guardate il tappo e la confezione sono la bellezza di 120 ml per me, che non voglio le confezioni da 100 ml, ma il prezzo originale di questo profumo nei negozi online sono 160 euro. Io l'ho comprato per 50 euro, per cui non mi sono messa a fare tanti conti o tante storie perché poi non lo finisco cosa. Comunque magari farò anche dei sample, insomma, ho intenzione di tenerlo. Come cosa è successo? Come l'ho scoperto? Allora, in uno dei tanti gruppi di Facebook di profumi che seguo, era stata fatta la segnalazione che presso il sito, comunque ve lo scriverò sotto nell'info box, Finmark è un importatore di profumi, è un distributore di profumi di alcuni brand, per la maggior parte stranieri, che appunto su Finmark c'erano alcune profumazioni di questo brand qua scontatissime, perché non mi ricordo se dismettevano il marchio. Forse dismettevano anche o dismettevano proprio questi profumi. Ce n'erano quattro in scontatissimi a 50 euro. Queer Fetish, questo è Queer Fetish, poi c'era Vocalize e altri due profumi. Per me, allora, quando è venuta fuori la mega offerta, la mega news, lo scoop, non me la sono sentita di fare l'acquisto al buio. Va bene, sono 50 euro. Questo era quello che mi attirava, però acquisti al buio non ne faccio più. Capisco che era un prezzaccio, ce n'erano altri che mi tentavano, però ho cercato di essere ragionevole, insomma, anche perché ci sono già una wish list di profumi che ho provato che mi piacciono, perché devo spendere per qualcosa che non conosco. Fatto sta che poi nel mio viaggio a Ginevra, nel mio viaggio in vacanza che ho fatto in Svizzera, sono andata a Ginevra e si vede che era proprio il destino, l'universo mi ha condotto in una profumeria artistica nella parte vecchia di Ginevra. E avevano tutta una serie di fragranze di questo brand qua. L'unica tra quelle che mi interessava provare, appunto, per non fare l'acquisto al buio, peccato, avevano solo questa. L'ho provata sulla cartina e sinceramente mi aveva colpito tantissimo. Per cui la sera stessa, quando sono rientrata a casa, ho fatto subito l'ordine su Finmark di questo Queer Fetish. Allora, tra la cartina e tra la pelle c'è un po' di differenza, però è un bellissimo volume, sono contenta di averlo preso. Leggo le note, la descrizione che fa, aspetta che non mi caschi, che fa Fragrantica, poi la commentiamo insieme perché è molto particolare. Allora, Fragrantica dice che gli accordi principali sono, allora, Maître Parfumeur et Gantier è una maison parigina storica, come può essere Molinar, Fragonard, quelle cose lì. Magari Molinar e Fragonard sono un po' più commerciali, questa invece è un po' più di nicchia, comunque artigianale. Legnoso, talcato, cuoiato, agrumato, animalico, iris, rosa, floreale bianco, speziato fresco, aromatico. È un profumo da donna, dice, creato nel 2011, Jean-Paul Millet-Lange. Le note di testa sono geranio, bergamotto, mandarino e limone di Amalfi. Un po' l'apertura agrumata, un pochettino, ma proprio poco poco si sente. Poi dice: le note di cuore sono cuoio, iris, gelsomino, ylang ylang, vaniglia e rosa. Le note di base sono muschio, ambra, sandalo, patchouli e cedro della vigilia. Allora, in poche parole, allora, un attimo di apertura agrumata, un attimo per rendere un po' leggero questo profumo, perché le note sono tante, si sente. La prima impressione che posso dire è che questo per me è un profumo vintage. Sembra il classico profumone degli anni 80 o comunque i profumoni che io me lo vedo sulle donne francesi di una volta, con questi chignon, tutte queste particolari, queste gonne che vanno a fare i mercatini di Brocante
mercatini dell'usato, queste signore un po' tutte particolari. È un profumo che sa da vintage, ecco, un profumo da pelliccia, un profumo invernale e a me piace molto. Si sente appunto l'apertura agrumata, poi leggermente, poi in soldoni, fatta in due parole, secondo me è un grande profumo ambrato, grande ambrato, con una punta di cuoio. Adesso la nota di cuoio è una nota che a me è cominciato a piacere un po' alla volta. Per chi si avvicina a questa fragranza, secondo me può andare bene. Chiaro che devono piacere i profumi un po' carichi, un po' pulenti, retro. Ecco, se siete affascinati poi dai profumi retro di una volta che vi portano indietro col tempo, che vi fanno vivere chissà in quale paese, in quale epoca, secondo me sì. Comunque è un grande ambrato. C'è io la nota della rosa, la nota dell'iris, francamente non le sento granché. Ci sono nominate chiaramente in nota, però è una cosa blanda. Non è che posso dire io sento, almeno il mio naso, non è che io sento tanto la rosa, che sento tanto l'iris. Il patchouli lo rende un po' più corposo questa ambra, però è tutto mischiato veramente molto bene. Però guardate, per me è un gran profumo ambrato con delle note di cuoio. Ecco, si risolve tutto qui. Quando l'ho sentito, mi ricordava qualcosa. Ecco, mi ricordava qualcosa. Poi pensa che ti ripensa, che ti ripensa. Mi è venuto in mente che mi ricorda un altro profumo di una maison francese, Rochas. E non mi ricordo se è il Femme o Madame Rochas, che è quello con a forma di anche a forma di fondoschiena col tappo dorato nero, sembra più una botte. Non mi ricordo se è, non so, non credo che sia Femme, penso che sia Madame Rochas. E mi ricorda quel genere lì. Lì c'era la nota della prugna come centrale, però anche quello. Siamo su questi profumi anni 80, stesso più o meno genere, abbastanza carica. Ecco, mi ricordava, poi penso che ripenso, ripenso, ho detto cosa mi viene in mente. Boh, neanche Rochas, forse vi è facile ritrovarlo, soprattutto Madame. Però se per caso io, per dire, non lo trovo neanche in profumeria, lo trovo al Tulipano, qui a Treviso della mia città, e l'ho provato. Mi ha ricordato, mi ha portato alla memoria quello stile di profumi, molto classico. Molto classico, non lo vedo adatto a una ragazzina. Lo trovo un profumo da sera, un profumo invernale, un profumo caldo, avvolgente, sì. Malgrado abbia queste note, comunque magari vi riaggiornerò anche più avanti perché comunque l'ho provato abbastanza. Anche vabbè, non era la stagione ideale, però ho voluto metterlo e provarlo. E poi con tutti i 120 ml e voglia, insomma, posso spruzzarmene quanto voglio. E, malgrado, ecco, queste note così opulente, così tutte queste note, questa famiglia, così, non ho sentito, bisogna stare attenti perché inizialmente può essere un profumo da scia, però non ho sentito né asfissiante né quelle bombazze che durano tutto il giorno. Dirò che la prima impressione, forse sarà stata anche la stagione calda e tutto, lo riproverò adesso che stiamo andando verso una stagione meno calda, forse un po' più fresca, speriamo. Non mi è sembrato che sia il profumo che tu metti alla mattina e che ti dura fino alla sera. Lasciamo perdere le bombazze che a me non piacciono e questo mi sta bene. Non mi piacciono neanche i profumi troppo invadenti che mi durano troppo, che mi durano giorni, che si accollano. Però, sinceramente, cosa dico, 2 orette, 3. La prima impressione è questa, che dopo di non averlo più sentito, non ho, so se le temperature che abbiamo ancora o altro, magari comunque vi riaggiornerò. Cercate su se vi interessa, cercate su se possono piacervi queste note, vi interessa, andate sul sito Finmark, non è detto che trovate subito Maître Parfumeur Gantier, fate la ricerca per Queer Fetish, Queer Fetiche. È scritto e vi riporta là. Mi pare che ce ne sia uno fruttato fiorito Vocalize, che anche quello ho sentito dire che non dura pochissimo. Poi mi pare che c'è qualcosa sul Nilo che ricorda un viaggio sul Nilo che dovrebbe essere un unisex con la nota di vetiver.
E poi c'è questo, e poi ce ne dovrebbe essere un altro. Non, ecco, io non faccio più acquisti al buio, e malgrado siano delle mega offerte per 50 euro, non mi sento di azzardare, insomma. Non è che faccio la collezione di profumi, mi piacciono, se provo, mi conquistano, prendo, se no lascio là, ecco. Comunque, mega boccetta, veramente anche molto pesante, una confezione veramente molto molto bella. Questa qua è tutto, vale 50 euro. Comunque poi quelle di Finn Mark, le avevo anche incontrate a Milano, all'Access, sono state delle ragazze gentilissime. Ho speso 50 euro, spese di spedizione gratuite, sono state carinissime, mi hanno mandato diversi campioncini, sia di profumo che di lozione, veramente. Cioè che di solito spende di più, manco ti manda niente, loro sono stati carinissimi, anche comunque alla fiera le ho viste molto preparate e molto gentili. Ecco, con questo è tutto. Ditemi se voi conoscete il brand, se avete provato qualcosa, se vi ispira, se queste note sono note o sono non conosciute, è tutto. Io spero di avervi fatto un po' di compagnia e noi ci rivediamo presto e vi ringrazio per la visione a questo video. Un abbraccio e buona giornata a tutti. Ciao!